Cantine aperte qui a Rove da Fedagri, vi diamo il benvenuto nella cantina sociale che apre il nostro tour. Ci comporteremo da veri enoturisti. Oggi siamo a Rocchetta Tanaro, in quel di Post-Dalvin, con il presidente Giulio Porzio, ma soprattutto con il sistema della cooperazione federagroalimentare piemontese. Stiamo parlando anche insieme alla nostra Nicoletta. Vogliamo spendere un pensiero, che quello che è il futuro del vino, ma dell'agroalimentare in generale, punta sui territori, i piccoli progetti che danno grande sviluppo. Cosa ne pensi, Giulio? Che è fondamentale unire il territorio al vino, al prodotto, all'agroalimentare, al turismo, e fare percepire al consumatore, all'enoturista, il gastronomo turista, il fai da te, che questi momenti sono importanti perché apprezzano sul luogo di produzione, vedono. Questa mattina noi abbiamo andato su per le vigne i nostri ospiti che arrivano dall'Alto Italia, Lombardia, Piemonte, anche un po' della Liguria, apprezzare i vigneti, cioè dove questo lavoro lungo che dura 9 mesi in vigna, poi dove, quindi testare con mano le varie fasi della vigna, e poi qui bevono il frutto di questo lavoro. Secondo noi sarà sempre più importante legare il turismo all'enogastronomia, perché sennò tutto quello che noi facciamo rimane una bevanda e non un modo, una cultura e un modo di ragionare, di produrre, ma soprattutto un modo di vivere la quotidianità delle nostre colline. Nicoletta, questa bellissima immagine che è alle nostre spalle ci parla di un vino che è già cooperazione, è un emblema esperienziale della realtà cooperativa, del fare sistema. Sì, Renata, infatti come potete vedere questo è proprio l'emblema della cooperazione, l'aggregazione di tutta una serie di persone che vogliono conoscere il nostro mondo, e questo è anche un messaggio trasversale che vogliamo dare per tutti i comparti dell'agroalimentare. Cooperazione è una cosa buona, è una cosa sana, fa sì che le persone si fidino e quindi non conoscono solo il prodotto, ma il processo di lavorazione del prodotto e quanto impegno, quanta anima ci mettiamo per fare la cooperazione vera. E quindi con quest'anima in festa da Rocchetta Tanaro ci spostiamo a Monbercelli e concluderemo poi a Maranzana, perché il mondo del vino è buono. A tutto cantine aperte, possiamo dire, qui a Terra Sesana in Monbercelli, un'annata importante che segue un altro anno speciale. L'anno scorso avete festeggiato un compleanno storico. 115 anni della cantina, della fondazione, una bella festa e tutto assieme. Un bel gruppo di soci, quanti siete oggi? Siamo un 130 soci con... dai 20 ai 25 mila quintali d'uva che portiamo, il maggior parte è Barbera, poi abbiamo il Sauvignon, abbiamo Chardonnay, Cortese, Grignolino, Dolcetto, Freisa. Ce n'è per tutti i gusti, ma soprattutto avete tanti progetti. Allora, diciamo che il 2016 è stata un'annata a gonfie vigne, per non dire a gonfie vele. Come si prospetta invece il 2017? Ma diciamo, noi nelle viti non abbiamo avuto tanti danni del gelo, e prospettiamo una bella annata vedendo tutto questo caldo, questo bel tempo. Speriamo di fare un prodotto valido come abbiamo fatto il 2016. Presidente, qual è il tuo sogno nel cassetto alla guida di questa cantina? Dove la vuoi portare con tutti i soci? Portarle a un livello alto, più alto che possiamo. Investiamo nei nostri vigneti per portare la cantina a avere una sua proprietà, una sua terra di vigne, di uva. E continuare ad essere un grande riferimento sul territorio di tutto l'Astigiano. Thank you.
Robe da Fedagri piacciono le anteprime e oggi ve ne raccontiamo una che va a dimostrare una grande verità, anche se ancora poco nota, forse perché, diciamo così, informazione, che la tecnologia nel mondo vitivinicolo, ma soprattutto nel comparto enologico delle cooperative agroalimentari, non viaggia col freno a mano tirato. Ebbene sì, la cantina Terra Sesane di Monbercelli ha dato una grande accelerata in questo, anche in termini di sostenibilità ambientale, progettando una centralina con due punti satellite di controllo meteo che favorisce e in un certo senso agevola la gestione dei trattamenti, ma non solo. Sentiamolo proprio dal direttore. Ciao Renata, l'anno scorso ci eravamo trovati per la festa dei 115 anni della cantina e avevamo parlato di questo progetto che stavamo valutando. Quest'anno lo vediamo qua installato, la nostra centralina meteorologica ha energia solare con due punti di rilevamento dati, uno in cima al nostro vigneto e uno al fondo, per rilevare i principali dati meteo. Questa che vediamo qui è la stazione principale che controlla la piovosità media, quindi ha uno strumento per raccogliere l'acqua piovana e misurarla, e poi una centralina che tramite la tecnologia wireless riceve i dati dalle altre due centraline minori e li trasmette tramite una normale scheda telefonica al nostro sito internet. Questi dati che raccogliamo vengono elaborati da un programma che noi integriamo con le fasi fenologiche del vigneto e con i trattamenti che effettuiamo, e lui ci calcola il momento più opportuno per effettuare i trattamenti. Calcola lo sviluppo dei principali patogeni, quindi peronospora, oidio, botrite, facilitando così il nostro compito, ottimizzandolo per un risparmio nei trattamenti. Parlavamo di anteprima perché la centralina è in attività da poco tempo, da qualche decina di giorni, ma soprattutto vogliamo sottolineare anche un altro tipo di comodità, nel senso che se tu sei all'estero per lavoro puoi sapere i tuoi terreni come se la passano. Certo, io ricevo sul mio cellulare i dati che vengono rilevati ogni 5 minuti, quindi sono dati in tempo reale, e quindi anche se mi trovo, che so, all'estero per una fiera eccetera, posso vedere che cosa succede qui in vigneto e eventualmente, se ci sono dei problemi, avvertire a casa per far partire un trattamento. Ed ecco per voi una chicca tecnologica, la foglia elettronica. Cos'è, Piero? Sì, allora questa è una delle due centraline minori collegata con la centralina centrale. Qui misuriamo in due punti distinti del nostro vigneto, che ha una superficie di 10 ettari, quindi ne abbiamo una qui a monte e una a valle, per vedere le differenze di parametri. Con questo strumento misuriamo l'umidità dell'aria. Con una sonda a 20 cm nel terreno, l'umidità del terreno, e con questa foglia elettronica misuriamo la bagnatura della foglia. È un dato molto importante perché con questa riusciamo a calcolare anche quante ore rimangono bagnate le foglie per via della rugiada, che in certi periodi dell'anno sono molto intense e solitamente non ne viene tenuto conto. E quindi aiuta molto nel calcolo delle probabilità di sviluppo soprattutto della peronospora. Infatti abbiamo visto già nel primo mese che è installata che anche in queste giornate molto calde, molto asciutte, nella notte c'è rugiada e 5-6 ore per notte la foglia rimane bagnata. Lei calcola sia la bagnatura sulla foglia sul lato superiore, che solitamente è più alta, e sia su quella inferiore. I dati vengono rilevati ogni 5 minuti, come dicevo prima, trasmessi in maniera wireless alla centralina centrale e poi da lì al nostro sito internet. È un motivo d'orgoglio l'installazione di questa centralina perché attualmente vengono impiegate in altri settori dell'agricoltura come il vivaismo e le serre, mentre nei vigneti in Piemonte siamo stati i primi ad installarla, quindi è un motivo d'orgoglio fare, diciamo così, da apripista per questa sperimentazione.
Piero, sappiamo anche che ci avete già preparato un lavoro che vedremo a vedere ultimato il prossimo anno. Siamo qui in un'atmosfera a mozzafiato, direi. Un bel punto belvedere, oltretutto incastonato tra quattro comuni diversi, c'è un bel casot antico che il prossimo anno sarà qualcos'altro. Cosa diventerà? Allora, abbiamo finito da poco di aggiustarlo, adesso dobbiamo finire l'area attrezzata che faremo intorno, diventerà un punto di ritrovo per i nostri clienti, li porteremo qui a vedere la bellezza del nostro vigneto, delle nostre colline, quindi un bel panorama, e faremo degustazioni con dei buon bicchieri di vino e magari anche una fetta di salame, e sarà un punto strategico appunto per l'accoglienza e inizialmente per i nostri clienti, che però può essere allargata anche ad uso del paese, del comune. E quindi dalla sperimentazione passiamo all'esperienzialità, rimaniamo tra le vigne, ma approfittiamo, visto che siamo in una cantina, visto che è il giorno ufficiale degli enovisitatori, dei wine lovers, andiamo a brindare in questa splendida atmosfera. Andare a gustare l'aperitivo usando la navetta sarebbe fin troppo comodo, banale o tradizionale, ma noi ci muoviamo con ostinazione, anzi con ostinato, che insieme al nostro cocchiere Beppe Scompienza ci regalerà un'emozione mozzafiato. Andare imbrigliati a guadagnarci l'aperitivo, venite con noi! Dietro alle nostre spalle, che ci preannuncia anche quanto sia cresciuto il movimento degli enoturisti, quindi il mondo di Cantine Aperte, che celebra in quest'annata il suo 25ennale. Vogliamo anche riprendere un po' quelle che sono le tendenze con Gianfranco, che si occupa anche degli aspetti commerciali della cantina. Quindi i dati di Google Analytics ci dicono che quest'anno è un'impennata dei bianchi, l'abbiamo già anche accennato in occasione di Vinitaly, dove ci siamo incontrati Gianfranco, ma si va anche prediligendo quelli che sono i rossi, dai tannini più morbidi, quindi dal corpo meno accentuato. C'è un hashtag anche che spopola in rete, cioè vini rilassati. Qui c'è il paesaggio che rilassa, ma quali sono le risposte in questo caso di questi wine lovers? Ma i wine lovers continuano a seguire logicamente i bianchi, e noi abbiamo anche qualche bianco importante, ma la Barbera la fa sempre da padrona, quindi per noi e per il nostro territorio la Barbera resta sempre comunque sempre la corsia e il punto più importante, e quindi stiamo impiantando anche nuove realtà di vigneti. Noi della cantina continuiamo, circa un 25 ettari in totale, 10 sono già stati piantati, vitati, con una stazione meteorologica molto importante, innovativa, e quindi ci darà dei dati molto certi, anche per tenere in piedi un discorso anche ecologico, essendo nel patrimonio UNESCO, di controllo anche di flavescenza, e quindi dare meno prodotti sinceramente ci interessa, anche ecologicamente parlando e biologicamente parlando. Poi la Barbera, ripeto, per noi è importante, sulla scia nostra 10 ettari, arriveremo a 20-25, e i privati e comunque altri soci conferenti hanno aumentato di 10 ettari nel territorio nel 2016 e 10 ettari nel più o meno 10-12 ettari nel 2017 già. Quindi per noi è comunque un punto di arrivo anche per togliere i gerbidi, soprattutto per offrire anche i paesaggi e le bellezze dei nostri posti. Quindi penso felici di questi obiettivi realizzati, e sempre aumentare per proporre sempre e far intervenire più gente. Quindi
Come ha detto Gianfranco, felici, rilassati e barberosi, dove barberosi vuol dire molto, vuol dire vigne con progetto, vuol dire no ai gerbidi, vuol dire un UNESCO che non sia soltanto sulla carta e poi vuol dire tanta gente, queste 500 persone che oggi sono qui e che andiamo a stuzzicare e interrogare per sapere questa barberosità da dove nasce nel loro cuore. Nadia e il suo gruppo di amici, loro arrivano dal lago di Como, è il settimo anno che vengono qui a Terre Stesane per celebrare l'ultima domenica di maggio in onore a Cantine Aperte. Ma perché tu sei così barberosa? Perché barbera è compagnia, è buono, è sole e divertimento, è tutte queste belle cose. Barbera è vino Veritas, vino tante cose buone. Vino e tanti progetti, perché questa cantina sta crescendo a vista d'occhio, vero? Assolutamente sì, io ho lavorato con loro per 7 anni sul lago di Como e ho avuto un'esperienza bellissima, quindi forza questa cantina perché ha un buonissimo progetto. Qual è l'emozione più grande che ti regalano queste vigne? Beh, sicuramente geograficamente è molto diverso dalla nostra zona, quindi già geograficamente è bello. E poi si rinnova tutti gli anni la compagnia che si ritrova, il buon vino e tutto l'insieme. E la barbera richiama i suoi appassionati, tra cui un sandamianese più che doc, che viene proprio da un territorio di grandi barbere e fa il brindisi qui in quel di Monbercelli. Sì, vero, ho degli amici che mi hanno invitato perché questa comunque è una bellissima zona, anche territorio UNESCO, siamo proprio in una zona stupenda, non nulla togliere alla nostra, però qui ho apprezzato un vino bianco, niente male, perché forse da noi c'è più barbera, più vino scuro e questo bianco devo dire che si lascia bere, vero, molto volentieri. Allora Giorgio, io ti propongo un brindisi al settore degli enopoli, delle cantine sociali, uniamo insieme Terra Sesane, Terre dei Santi e voilà il cincin più cooperativo che c'è. Cari telespettatori di Robe da Fedagri, in esclusiva per voi i barberosi. Proseguiamo il nostro viaggio con Cantine Aperte, ci siamo spostati a Maranzana, stiamo praticamente guardando all'Acquese e questa bella melodia molto rigogliosa, molto vivace ci trasporta, ci fa quasi da colonna sonora a una bellissima iniziativa che è stata fatta per valorizzare il territorio, un piccolo comune che sogna in grande ma che soprattutto fa accompagnare il percorso dei suoi turisti, dei suoi viaggiatori ma anche dei suoi abitanti con delle tappe singolari, quelle dei babaci. Barbara, cara Presidente, ma chi sono questi babaci? E i babaci sono dei pupazzi creati da donne del paese qui di Maranzana, posizionati in 29 postazioni per il paese, ognuno con la propria storia. Li abbiamo soprannominati babaci per ricordare persone passate che non esistono più e per ricordare delle storie avvenute anche nel passato. L'abbiamo fatto soprattutto per far rivivere questo paese che con l'andare del tempo ha perso di abitanti e stiamo avendo un buonissimo riscontro anche di turisti, di persone che vengono a visitarli. Tra l'altro in questo proposito vorrei dire che il 17 giugno faremo una festa, i babaci in festa, proprio dedicata a questo evento. Quindi aromatici e babaci, un binomio che ha stravinto qui a Maranzana in occasione proprio di Cantine Aperte, ma i babaci vogliono essere un omaggio alla tradizione, una letteratura vivente, quindi esperienziale di 30 scene disperse all'interno del paese che le persone possono in qualche modo condividere. 30 scene di vita passata e soprattutto assolutamente artigianale, da non perdere. Io vorrei che nella luna ci si andasse col vapore per poter fare all'amore con le donne di lassù.
Ed eccoci qui in mezzo ai babaci, loro sono quelli che abitano in modo ufficiale qui nella cantina di Maranzana, sono accanto alla sindaca del paese che ci porta una novità importante, cioè che questa operazione, che peraltro va un po' a seguire quello che è stato l'argomento trattato dall'alleanza delle cooperative in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, cioè lo storytelling come strumento di promozione del territorio, ebbene loro l'hanno fatto e ci sono riusciti perché hanno suscitato un grande interesse da parte dei tour operator e delle agenzie di viaggi. Le nostre postazioni dei babaci sono una trentina per un centinaio di personaggi. Non sono stati seminati a caso, invece veicolano storie e personaggi. Ogni postazione ha un suo perché in quel luogo dove è stato posto, del passato, della nostra tradizione. Questo è quello che ci differenzia da altre iniziative similari e ha ottenuto un grande successo. Noi abbiamo veramente avuto delle attenzioni da parte di tour operator, da parte di agenzie di viaggi che portano qui pullman di turisti, ma anche di semplici famigliole che vengono a passare il pomeriggio, e abbiamo visto delle mamme che leggono le storie di ciascuna postazione ai loro bambini, perché ogni storia ha una postazione e ogni postazione ha una storia. Un turista di cantine così ci porta a sottolineare quanto il ruolo della cooperazione sia sempre più incisivo, ma sia sempre più di rilievo e fondamentale, non solo per quel che riguarda il presidio e il preservare l'agricoltura, ma anche per consentire lo sviluppo di una comunità che diventa sempre più multietnica e in questo senso va tutelata. Sì, ieri appunto abbiamo inaugurato una nuova centro di spaccio di prodotti coltivati dalla nostra cooperativa Maramau, e mi viene un pensiero che al di là di tutto la cooperazione in questo momento, oltre che garantire una accoglienza turistica sui nostri territori che dà attività e quindi anche benessere e guadagni anche all'indotto, quindi a ristoranti, bed and breakfast, hotel, e la cooperazione specialmente in questo momento qui nelle nostre terre agricole, quindi le cantine sociali, danno anche molto lavoro agli immigrati, e questo secondo me è una condizione importante, è un calmieratore di tensioni sociali che mi fa pensare che sia veramente molto importante il ruolo della cooperazione. Se non ci fosse la cooperazione in questo momento, parlo anche della cooperazione sociale naturalmente, il nostro paese avrebbe delle tensioni molto forti, sarebbe quasi una polveriera, mentre invece la cooperazione ha un grande ruolo e non dobbiamo lasciarci anche strumentalizzare da alcune notizie di falsi cooperatori che hanno utilizzato la cooperazione per questioni puramente di lucro. La vera cooperazione dà lavoro al territorio e accoglie anche la gente che arriva da altre terre che poverine non possono più vivere lì. Piero, mi fa piacere fare con te anche un'altra considerazione. Quest'anno al Vinitaly è stato premiato un giovane enologo tra in rappresentanza di tutti gli enologi italiani, piemontese di Canale, e in questo senso vogliamo anche ricordare, in omaggio alle grandi intelligenze del mondo del vino piemontese, un grande enologo che ci ha lasciati pochi giorni fa, Franco Rovero, che tra l'altro è anche un tuo compaesano. È un mio compaesano, sì, è una cosa triste. È una persona che ha dato molto sia per la sua azienda ma soprattutto per il territorio. E ce l'hanno, insomma, ce l'ha portato via a un anno meno di me. E abitiamo a 200 metri l'uno dall'altro, sarà una grande mancanza per il territorio, per la sua famiglia naturalmente, ma anche per tutta la comunità di San Marzanotto.